Pasqua al ristorante, Pasquetta pure. C'è chi sceglie il pranzo della domenica, chi quello del lunedì. Fatto sta che i ristoranti pesaresi, in questi due giorni di festività, annunciano il sold out praticamente ovunque. Tavole già piene e prenotate con buon anticipo. Diciamo che la gente si è mossa per tempo. Nelle ultime settimane si hanno prenotato per Pasqua e i ristoranti, da quello che mi risulta, sono quasi tutti pieni, anzi sono pieni. Pasquetta ancora fa un po' fatica, anche perché, sai, dopo il pranzo di Pasqua magari uno vede alla sera cosa fare per il giorno dopo. Diciamo che speriamo che il meteo ci assista, che sia una bella giornata. Penso che sia un sold out ormai dichiarato tra Pasqua e Pasquetta. La maggior parte dei ristoranti sceglie il menù fisso. Chi fornisce invece proposte alla carta lo fa con piatti ben calibrati sulla tradizione pasquale. Per quel giorno saranno inseriti l'agnello, c'è la crescia di Pasqua, c'è il salame, sono le cose tipiche delle nostre zone. Comunque tutti i ristoranti più o meno si sono adottati di un menù, diciamo, tipico della giornata. Chi è un po' più estroso, un po' più rivisitato, sono abbastanza classico. Anche tra i tanti che scelgono il pranzo pasquale in casa, a farla da padrone è la tradizione. Cannelloni, agnello, arrostino, alla fine poi c'è l'uovo, la colomba, la classica. Classico è la pasta al forno, poi la pastiera non mancherà mai, salame, uova sode e poi bambini, abbiamo 4 bambini, quindi sanno uova, cioccolate, che durerà per un mese, mese e mezzo, ciambelloni. Capelletti, brodo e crescia di Pasqua. E dopo. I dolci? Beh, colomba e uova pasquali. Ci siamo quasi a Pesaro, è quasi Pasqua, la gente come si sta preparando? Si prepara, che fa acquisti tipici per la Pasqua, quindi colombe, uova di Pasqua, un po' di tutti i gusti, confezioni regalo. Più per i grandi o più per i piccoli? Ah, in entrambe le situazioni, sia per i bambini, magari più sul classico, sulle uova, e confezioni regalo anche per adulti, famiglie. Non manca però chi sceglie il weekend fuori porta approfittando della festività. Si va in vacanza oppure si va a trovare, insomma, parenti, figli, insomma, genitori. Di solito si approfitta in questo periodo di ferie per incontrarsi con i familiari. Per chi è fuori o vive comunque all'esterno della città. C'è chi parte e c'è chi è appena arrivato. Ci abbiamo la casa qui a Pesaro, ma non siamo di Pesaro. Siamo venuti proprio per passare con degli amici la Pasqua.